l'obiettivo comune è quello di far sì che sia ovviamente privilegiata la salute degli operai, di tutti gli operai. Certamente, tant'è vero che il decreto che ha fatto il sindaco Biondi va verso questa direzione, quella di mettere in sicurezza la propria città, e soprattutto lo si fa mettendo in sicurezza tutti i dipendenti dei cantieri. L'Aquila oggi è il cantiere più grande d'Europa, circa 500 cantieri da riaprire, è naturale che l'attenzione deve essere forte. Noi che cosa abbiamo detto però al sindaco? Che la sua ordinanza è uscita la fine di aprile. Il giorno dopo era il 1° maggio, il giorno dopo era sabato, il giorno dopo era domenica, il 4 di maggio eravamo tutti pronti per ripartire con i cantieri. Naturalmente con quelle ordinanze le imprese, almeno quelle più serie, hanno detto ok, dobbiamo fare i tamponi, non riapriamo. Quindi magari una concertazione fatta prima poteva far sì che l'organizzazione poteva dare i suoi frutti, anche perché lasciare a casa le maestranze soltanto con la cassa integrazione significa anche lasciare in povertà le famiglie italiane. Sono stati già effettuati oltre 1500 tamponi, si arriverà a quota 6000, però il punto è anche un altro, la frequenza di questi controlli sanitari, ogni quanto dovranno essere effettuati i tamponi? Questo è il vero problema, quello che noi chiediamo al sindaco è di fare chiarezze su questa cosa qui, perché sull'ordinanza si rimanda al medico competente la periodicità dei tamponi. E allora se voi pensate che un medico di un'impresa può dire che so una settimana, un altro 15 giorni, un altro ogni 3 mesi, qua diventa che ogni impresa ha la sua ciclicità. E poi questi tamponi, sì è vero, sono importantissimi per definire il punto zero, cioè la pandemia a che punto sta nei cantieri edili dell'Abruzzo. E quindi ben vengano questo primo tampone, ma i successivi, per dare una sicurezza di salubrità, di sana costituzione degli operai, quanto va ripetuto? Chi lo decide? Lo lasciamo soltanto decidere al medico competente? Presidente, possiamo dire che l'obiettivo comune alla fine sarà quello di arrivare ad un protocollo di buone prassi per quanto concerne la vigilanza sanitaria, perché non si parla solo di tamponi ma anche di sanificazione degli ambienti e anche dell'uso e dell'acquisto dei dispositivi di protezione. Certamente, questo è un costo molto importante, tant'è vero che io mi sono fatto portavoce un po' di tutte le associazioni di categorie, abbiamo lavorato sui nuovi prezzi da Covid-19 e devo dire che la Regione, come aveva promesso, entro un mese ha approvato il nuovo prezziario anche con gli oneri della sicurezza. Adesso sta, diciamo, a chi di dovere, a chi di competenza, mi immagino che so, alla parte nazionale, che deve decidere come ristorare a livello di lavori pubblici, a livello di ricostruzione, queste somme a favore delle imprese. Ma non è questo tanto il punto, perché le imprese lavorano in sicurezza, vogliono lavorare in sicurezza, le imprese hanno a proprio carico la salute dei propri dipendenti e dei propri cantieri. Il problema sta nel fatto che le cose devono essere fattibili. Ritorniamo ai tamponi. I tamponi, anche se sono una cosa giusta, ma noi non possiamo adesso ripetere i tamponi, 5-6 mila tamponi nel giro di poco tempo. Abbiamo un decreto ministeriale che ci dice come lavorare in sicurezza nei cantieri, lì non è concepito che si faccia il tampone obbligatorio ed è questo che noi chiediamo a Biondi, che si faccia chiarezza, perché le imprese vogliono lavorare in sicurezza ma vogliono anche lavorare con certezze e devono saper fare quello che è lecito fare. Anche perché non ci dimentichiamo che il Covid-19, chi lo dovesse contrarre, è equiparato a infortunio nel cantiere. Significa che i datori di lavoro, i responsabili della sicurezza, i medici competenti, sono responsabili penalmente di quella malattia. E non è giusto. Perché? Perché il Covid non si sa ancora né come, dove e né come prenderlo. Il nuovo operaio, se lavora tutti i giorni, in un anno non fa più del 20% della propria vita in un cantiere. E siccome il Covid non sappiamo dove si prende, l'altro 80% perché deve essere responsabile un datore di lavoro? Perché deve essere responsabile un addetto alla sicurezza?